Prima di affrontare un argomento così complesso come l'ereditarietà, è bene rivedere alcuni concetti affrontati nelle lezioni precedenti e introdurre dei concetti nuovi. Nelle slide che vi metto a disposizione, che sono raggiungibili all'URL, indicato nella descrizione del video, trovate un indice che vi permette di navigare più agevolmente fra i vari contenuti. Consideriamo il seguente esempio. Vogliamo calcolare la circonferenza di un cerchio di raggio R. Sappiamo che la formula per calcolare la circonferenza è 2 pi greco R. Ora, per risolvere questo problema con un approccio a oggetti, occorre innanzitutto definire il tipo di dato cerchio, ossia definire la classe cerchio. Per prima cosa bisogna stabilire qual è la struttura di questo dato, la sua struttura interna. In questo particolare contesto, la struttura interna è caratterizzata dal raggio, che è anche l'unica proprietà o attributo di interesse. Successivamente, occorre definire il comportamento del dato, ossia l'insieme di operazioni che possono essere eseguite su quel dato. Le operazioni si chiamano metodi. La classe cerchio ha quindi una struttura caratterizzata dal raggio, un comportamento che è individuato da un'unica operazione, il calcolo della circonferenza. In un contesto diverso, naturalmente, il cerchio potrebbe essere rappresentato con struttura e comportamento differenti. È interessante osservare, ed è molto importante capire, che possiamo usare la classe cerchio o una qualunque classe scritta da altri programmatori a patto di conoscere la sua interfaccia pubblica, ossia l'insieme dei metodi e delle proprietà che sono utilizzabili all'interno di un'applicazione. L'interfaccia pubblica è poi realizzata concretamente mediante una particolare documentazione di cui vedremo il formato standard più avanti. Un'altra indispensabile risorsa che dobbiamo possedere per usare una classe definita da altri programmatori, è disporre e avere a disposizione il codice target, ossia il bytecode Java. In altri termini, se non ricordate che cos'è il bytecode, si tratta del file con estensione .class generato dal compilatore Java. Un formalismo molto utilizzato quando si progetta a oggetti è l'UML, Unified Modeling Language. Si tratta di un linguaggio grafico che consente di rappresentare, tra le altre cose, le classi del nostro modello e le relazioni che correlano le varie classi, che esistono tra le varie classi. Noi ci limiteremo a vedere il diagramma di una classe. Nello specifico, il diagramma della classe cerchio è rappresentato con un rettangolo diviso in tre sezioni. La prima sezione contiene il nome della classe. La seconda sezione contiene tutte le variabili di istanza o gli attributi, le proprietà del dato ed è solitamente privata, ossia questa sezione contiene informazioni che non possono essere direttamente utilizzate da altri programmi, possono essere utilizzate in lettura e scrittura solo dai metodi della classe stessa. La terza sezione contiene i metodi, cioè le operazioni che possono essere eseguite sui dati di tipo cerchio.
Questi metodi possono essere pubblici e in questo caso abbiamo davanti al nome del metodo il segno più, oppure privati e allora il segno è il segno meno. Tutti i metodi e gli attributi che sono pubblici sono parte dell'interfaccia pubblica della classe e quindi sono utilizzabili da tutti coloro che volessero scrivere dei programmi che fanno uso di questa classe. Gli attributi e i metodi sono anche detti membri della classe. In Java, l'interfaccia pubblica di una classe può essere creata mentre si scrive il codice. Basta utilizzare degli speciali commenti, che sono detti commenti di documentazione e che iniziano con slash asterisco asterisco e terminano con asterisco slash. Quando i commenti di documentazione sono stati creati, è possibile utilizzare un tool che si chiama JavaDoc per produrre la documentazione della classe in un formato standard, identico a quello che viene utilizzato per le classi di sistema di Java. L'intera documentazione per la versione Java 6 è raggiungibile all'URL che vedete indicato. Esiste nel momento in cui vi parlo anche la documentazione della versione Java 7 che non presenta particolari caratteristiche innovative se non una grafica leggermente diversa. Vediamo allora come è fatta l'interfaccia pubblica della classe Cerchio. In alto troviamo il nome della classe e subito dopo, la posizione che la classe ha nella gerarchia di classi Java è il package di appartenenza. Successivamente troviamo la definizione della classe public class cerchio extends java.lang.object. Più avanti vedremo che cosa significa extends. Successivamente una descrizione della classe. Questo è del testo che potete immettere voi liberamente. La sezione successiva contiene un sommario dei vari costruttori. In questo caso vediamo che la classe Cerchio ha due costruttori a disposizione. Il primo costruttore simula il comportamento di un costruttore di default perché non ha parametri e crea quindi un cerchio con raggio uguale a 0. Il secondo costruttore invece ha un parametro che rappresenta il raggio, pertanto consente di creare un cerchio con il raggio dato R passato come parametro. Nella sezione successiva c'è il sommario dei metodi. Possiamo vedere che questa classe ha un solo metodo a disposizione che si chiama calcolaCRF e che restituisce un valore double, sta scritto qui, non ha parametri. Sotto troviamo la descrizione del metodo, cioè a che cosa serve. Calcola la lunghezza della circonferenza. Ancora sotto potete vedere una serie di metodi che sono ereditati dalla classe Object, che viene detta superclasse diretta della classe Cerchio. Anche questo è un argomento che affronteremo più in dettaglio in seguito, parlando di ereditarietà. Però vi posso già annunciare che i metodi che sono elencati, clone, equals, eccetera, sono metodi della classe Object che possono essere utilizzati, proprio perché ereditati, anche dalla classe Cerchio. Successivamente nella documentazione troviamo il dettaglio dei costruttori. Come ho già anticipato in precedenza, abbiamo un costruttore senza parametri che crea un cerchio di raggio 0 e un costruttore con un parametro R che crea
un cerchio di raggio dato R. Nel dettaglio della documentazione dei costruttori possiamo vedere che viene fornita una indicazione per ogni parametro, in questo caso solo per il parametro R. Infine abbiamo il dettaglio dei metodi. Nel nostro esempio abbiamo il dettaglio solo del metodo calcola CRF. È presente la firma del metodo, dalla quale si evince che il metodo è un metodo public che restituisce un valore double. Abbiamo a disposizione una descrizione che ci dice appunto che cosa fa il metodo e poi anche il valore restituito, cioè la circonferenza del cerchio.